Ok ragazzi, riprendiamo finalmente. Allora, devo dare un'occhiata. Che mi dice di andare in più posti? Minchia, mi segna da questa parte, poi da quella, sto impazzendo. È figo il teletrasporto. Guardate. Cioè, li devo svelare ogni volta, anche se li ho già fatti, vabbè. Evitiamoli tanto. Museo di Salem. Nessuno merita di morire. E se un pazzo assassino uccide la gente con il pretesto di fare giustizia, vuol dire che davvero non c'è limite alla sua follia. Vedo già quella merda lì, me lo immaginavo. Evita. Che palle. Vive teletrasporto. Joy! Ronan, aiuto! No. No! È questo coglione! No, Rex, non puoi essere stato tu. Lei non c'entra niente, Abigail. Oh, invece sì. Sono 300 anni che uccidiamo le streghe che infestano la nostra bella città. Là sotto, andiamo! Seri maligni in combutta con il demonio, che sfruttano poteri che non dovrebbero possedere. Come te! Non osare paragonarla a me! Piano, piano. Mani in alto! Aiuto! Non fare niente di stupido. Mani in alto, stai fermo. Mani in alto. Oddio, Forza, muoviti. guarda, mo crepano sti due. Già me lo immagino. Abigail, fermati! Non ci crepano, l'ho Pezzo di merda. Cosa stai facendo? Cosa faccio? Aspetta, mi preparo i popcorn e assisto al tuo... alla tua impiccagione. Devo aggirarla. 20 secondi. Condizione, come fermare Abigail? Come la fermo? Testimone in custodia. Identità dell'assassino. Urla sordante! Bambina di merda! È finita, Abigail. Prendi la testata, questa bambina di merda! Prendila dalle trecine che la lanciamo. Come un cazzo di gatto. Oddio, c'erano 2 secondi tipo di tempo rimasto. È giunta la tua ora, Abigail Williams. No. Tu, no. Bambina di Salem. Pagherai per i tuoi peccati! Non può essere vero! Vuoi usare i ricordi contro di me? Posso farlo anch'io! Ho scoperto la verità sulla tua morte, ma non ancora sulla mia. Ho seduto Rex per uccidermi. Rex era il più influente. Il più rispettato, il più temuto poliziotto della città.
usato. Povero Rex. Per me era come un fratello. Non per lui, però. Ma Rex non può essere il killer. L'assassino di Rose aveva gli occhi azzurri. Non ho usato lo stesso killer per ogni omicidio. Cioè, ne ha usato uno diverso per ogni... Ma... Baxter. Aspetta. Ok. 4. Perché hai ucciso Baxter? Dopo un po' li ammazzo sempre. Soprattutto quelli che si avvicinano troppo alla verità. Aspetta. Ok. Quindi ucciderà anche Rex. Ma io non stavo per scoprire la verità. Non ero uno dei tuoi assassini, perché mi hai ucciso? Mi sta troppo sul cazzo da bambino. Oh cazzo. Abbiamo ucciso noi. Una. No. È possibile. No, no, non è... Come avrei potuto? Oh, cazzo. Sei stata tu. No! Lasciatemi andare! Si salva, si salvati! Ciao! Basta! Quanto mi dispiace! Oh. Tutti abbiamo un lato oscuro, a volte è più evidente, altre no. Con un po' di fortuna, nessuno se ne accorge. Per la legge Rex è un assassino, ma anche la legge può sbagliare. Solo Joey conosce la verità e non lo denuncerà mai. Anzi, potrebbe persino aiutarlo. Una cosa è certa. È diventata migliore di come ero io alla sua età. Quella ragazzina merita comprensione. Ha pagato il suo debito. E si è commesso qualche piccola infrazione mentre cercava sua madre. Non c'è poliziotto che non chiuderebbe un occhio. Il killer della campana è scomparso insieme ad Abigail. Il caso non è mai stato chiuso ufficialmente. Ma i ricordi sbiadiscono, il tempo passa. Forse Salem riuscirà a chiudere con il passato e a vivere in pace. La morte ripaga tutti i debiti, diceva mio padre. Ci ho sempre creduto anch'io. Ma a dire il vero, la vita non ci lascia andare finché non sei onesto con lei. Metti le cose a posto e paga i tuoi debiti. Solo così sarai libero. Ronan.
Ma vi dirò, mi è piaciuto un casino. A me non piacciono questi titoli così a sfondo investigativo, non sono, diciamo, il mio genere preferito. Però questo l'ho trovato veramente godibile, proprio mi è piaciuto molto, anche la trama. Veramente bello, ve lo consiglio assolutamente di giocarlo. Speravo che mi portasse tipo di nuovo nella città per, non so, fare altre cose. Magari dopo i titoli di coda. Spero facciano il seguito, magari un altro titolo simile con questa trama. È molto, mi è piaciuto molto, sì, veramente contento. Quindi adesso dovrei fare Resident Evil 6, dovrei fare per quanto riguarda Watch Dogs, perché me lo state chiedendo tutti, sto aspettando una patch che risolva i problemi, quindi se si muovono a farlo uscire, io ho ancora Crash, quindi non posso giocarlo. Devo fare Resident Evil 6 e poi forse un altro titolo, non ne sono sicuro. Dovrei fare anche The Walking Dead episodio 3, perché sta per uscire la traduzione, e anche The Wolf Among Us. Poi dovrei fare anche un altro titolo che non vi dico, è una piccola sorpresina. Quindi ragazzi, vi ringrazio per il supporto che avete dato a questa serie, siete i migliori e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.